il Procea Caffè. Ci vediamo tutti insieme. Che ancora non è uscito fuori il sole. Attraverso la dignità del lavoro e tutto quello che lo circonda. Brescia oggi rappresenta e rispecchia un po' tutti i territori della Lombardia. E ovviamente grandi dibattiti e grandi dialoghi durante la giornata. All'interno di un mondo del lavoro dove mi venivano proposti dei contratti di collaborazione, dei contratti a progetto, dei contratti a chiamata. Sarebbe bene iniziare fin dalla scuola, fin sui banchi di scuola, a portare questo nuovo cambio generazionale. I giovani, di cui ne parliamo da anni, e che devono essere il futuro, ma se non li rendiamo protagonisti del presente, come possiamo immaginare che possano ridisegnare il futuro? Nei primi sei mesi, e parlava di 538 morti esattamente, 40 donne, 58 stranieri e 267.000 infortuni denunciati dall'INAIL proprio per i primi sei mesi. La consapevolezza che lavorare, soprattutto in certi ambiti, può essere rischioso. Vi chiedo il prima possibile fare qualcosa su zero morti sul lavoro. Ci sono le professionalità, le competenze per costruire una adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro nel... padrone, dove la sanità lombarda, in modo particolare la sanità fa tornavamo a parlare di lockdown, perché senza salute ovviamente non c'è lavoro, non c'è economia, non c'è niente.